Camer, ristrutturazioni di interni. Via Aldo Moro 38, Sondrio. A Morbegno il Natale arriva a Palazzo Malacrida. Nella dimora settecentesca, uno dei gioielli della città del Bitto, allestita la casa di Babbo Natale, un presepe nella cantina. Un'iniziativa che si colloca all'interno del ricco programma festivo del mandamento morbegnese. I bambini non hanno resistito alla tentazione di incontrare il personaggio più amato delle festività e di consegnare le loro letterine. Per ognuno di loro una miscela di emozioni. Alcuni sono un po' spaventati, forse anche dalla barba, non sono ancora abituati, sono piccolini. Invece ci sono quelli molto spavaldi e molto, molto più vispi, ecco. Però sono bravi, ecco, non ci lamentiamo. Speriamo in loro, dato che sono il nostro futuro. Affluenza notevole anche da parte dei turisti che hanno approfittato dell'apertura del palazzo per seguire le visite guidate. Abbiamo qua con noi Babbo Natale che è sempre disponibile, eccolo, ad accogliere i bambini che portano le letterine e poi speriamo che questi desideri vengano esauditi. Noi per conto nostro diamo ai bambini la merenda e facciamo visitare poi nella cantina di sotto il palazzo il presepe che abbiamo allestito. I tour diretti dai ragazzi del liceo artistico hanno illustrato le peculiarità e le meraviglie del Malacrida. A inaugurare le esplorazioni il sindaco Gavazzi, coadiuvato dall'architetto Lazzari. Viene raccontata la storia del palazzo Malacrida, della famiglia Malacrida. Vengono illustrate varie stanze, viene illustrato l'atrio, lo scalone, la sala da ballo, quadreria, stanza degli stucchi e viene raccontato un po' come sono state realizzate le loro caratteristiche e un po' appunto gli autori, lo stile che hanno.